Buonasera, ben trovati in Salus. Il Medico Risponde, la trasmissione ormai lo sapete bene con la quale cerchiamo di colmare tante lacune e che possiamo avere in merito alla nostra salute e anche alla capacità che possiamo avere di volerci un po' più bene in qualche modo. Allora, questa sera vogliamo parlare di un argomento delicato. Lo facciamo aprendo come sempre un ponte virtuale tra noi che siamo in studio e voi che siete a casa, avete quindi la possibilità di entrare. In diretta nel nostro studio, lo potete fare componendo lo 049-848-1998 per parlare di che cosa? Per parlare di una nuova tecnica che permette in determinate condizioni e rispettando determinati parametri, di intervenire in maniera decisamente non invasiva in relazione a quelli che sono i tumori del rene. Ne parliamo questa sera con chi ha perfezionato questa tecnica, si tratta del dottor Mauro Mazzucco. Dottore, benvenuto. Grazie dell'invito, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Il dottor Mazzucco è responsabile dell'unità operativa di epatologia diagnostica ed interventistica dell'ospedale di Este, direi ehm, uno dei pochissimi eh, ospedali all'interno del quale viene effettuata, praticata questo tipo di eh, nuova metodologia di eh, cura dei piccoli tumori del rene. Sì, questo approccio è nuovissimo. Eh, diciamo che in Italia non sono più di due o tre i centri in cui viene praticato e noi abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione la tecnologia per fare questo tipo di interventi. E facciamo, partiamo magari da una visione un po' più ampia relativamente al tumore al rene. E come patologia eh, quanto è diffusa? E magari anche vediamo se c'è una fascia di popolazione più a rischio di altre di sviluppare questa malattia. allora guardi, il tumore del rene è al sesto posto più o meno come frequenza tra tutti i tumori. Ricopre, diciamo, dal 2-3% di tutti i tumori. Dicendola ancora più in cifre, attorno ai 4.000-5.000 nuovi casi anno in Italia per quanto riguarda questi tumori. L'uomo, nel senso del maschio, è colpito due volte di più della donna, e come fattore di rischio, come sempre in tutti i tumori, è multifattoriale: certo. di certo non c'è nulla, ma sembra che fumo, obesità ed alcune sostanze presenti, ad esempio, in pesticidi che si usavano una volta per l'agricoltura possono essere responsabili o comunque favorire l'insorgenza. C'è una fascia d'età magari più colpita di altre? Diciamo che l'età siamo attorno alla sesta decada, 60 anni, ecco, sono, è la fascia più a rischio, diciamo così, di, di insorgenza del tumore. Ehm... Eh, dicevo una tecnica estremamente innovativa, dicevo poco invasiva, spero di aver usato eh, dei termini corretti perché in questo caso non usiamo eh, la tecnica chirurgica, non ci sono incisioni. No, in questi casi selezionati, dopo ne parleremo, non vengono eseguite incisioni di alcun tipo, ma degli aghi particolari vengono inseriti sotto guida. O dell'ecografia o della nella lesione che noi vogliamo bruciare, permetta questo termine, quindi certo. eh, eliminare dal rene. Eh, Dicevamo casi ben individuati, il tumore deve essere di piccole dimensioni. Sì. Quando noi parliamo di tumore di piccole dimensioni, che cosa intendiamo? Perché per noi è tutto relativo, certo. ovviamente. Allora, il, eh, ormai a livello internazionale c'è una stadiazione ben precisa del tumore. Noi e della letteratura hanno identificato il tumore di piccole dimensioni e quindi trattabile anche con queste metodiche al di sotto dei 4 cm. Poi non tutti i tumori sono trattabili perché dipende dalla sede del rene dove, vengono, dove si collocano. Certe sedi non è possibile raggiungere con questi aghi per problemi e per complicanze che possono insorgere. Quindi noi ci siamo limitati ai tumori cortica e quelli più superficiali del rene. Ecco, questa è una specifica che va fatta perché non deve assolutamente passare il messaggio che eh, adesso tutti i tumori del rene possono essere curati senza la chirurgia. In realtà si tratta di pazienti molto ben selezionati, certo. di tumori particolari con una eh, collocazione eh, precisa con queste condizioni verificate è possibile procedere a, a un trattamento che è decisamente meno invasivo e ha una serie di vantaggi eh, inequivocabili eh, di cui possiamo parlare tra pochissimo. Certo. Fino ad ora, quindi, fino a quando non è stata perfezionata eh, questo, questa tecnica nuova, eh, l'unica soluzione era la chirurgia. Sì, soluzione che rimane ancora, certo, ripetiamo certo, sempre. Certo. E, e comunque rimaneva o togliere tutto l'organo, quindi la, quella quindi che si perdere dice. perdere il rene in esatto, o togliere parte del rene, nel senso che negli ultimi anni la chirurgia è andata incontro ad evoluzioni e quindi o per via laparoscopica o per via eh, laparotomica, quindi aprendo eh, letteralmente, scoprendo l'organo. Si toglieva via una parte di Rene, certo è che comunque il rene ne veniva a soffrire. Certo la funzionalità certo. in qualche modo non dico che veniva completamente compromessa, Chiaro. ma quantomeno limitata, ecco questo sì, con tutta una serie di conseguenze, poi probabilmente anche per quanto riguarda la qualità della vita, la necessità eh, di eh, essere seguiti in maniera particolare anche nel posto operatorio. Sì, Presumo, eh, credo, per fortuna non ho mai avuto questo tipo di, e poi, di problematica. Come complicanze o certo. come degenza o altro. Certo. E allora, cominciamo ad entrare nello specifico. Già abbiamo capito che se la chirurgia la mettiamo da parte, in casi, ripetiamo sempre, molto ben selezionati, significa che non c'è incisione. Assolutamente no. Eh, il tumore viene identificato con l'ecografia, e eh, con tale metodica che fa da guida, quindi che ci indica dov'è il tumore, noi posizioniamo un ago, un ago di calibro appena superiore a quello di un prelievo di endovena per capirci, un ago solo. Uno o due a seconda più. della grandezza. De... Diciamo che con le ultime metodiche, di cui se vuole parleremo dopo, mm -hmm. basta anche un ago per un nodulo di 4 cm. Quindi un ago che ci permette di risolvere il problema direi che è il massimo della vita per un paziente sì in questi casi nei casi che abbiamo fatto sì e mi trovo una curiosità volevo chiederglielo prima poi abbiamo cominciato a, ad entrare nello specifico però quanto è importante la diagnosi eh, precoce eh, allora, per permettervi di intervenire in questo modo il tumore del rene del resto come altri tumori ma soprattutto quello del rene nel 60% dei casi è, si ha un riscontro occasionale, cioè il paziente fa un'ecografia o un, un per altri motivi e si riscontra il nodulo. Ecco perché eh, c'è un aumento anche della frequenza, perché abbiamo affinato le tecniche certo. eh, diagnostiche e quindi li troviamo prima. Certo non è possibile fare uno screening, non è possibile fare una sorveglianza dei pazienti, perché non c'è una popolazione a rischio di sviluppare certo. questi tumori. Per cui eh, ci si affida un attimo a quelli che sono i sintomi, ma quando abbiamo i sintomi, ahimè, molto spesso è troppo tardi. Molto spesso, come ripeto, è un riscontro occasionale. Quindi bene tenersi controllati un po' completamente oh, in modo tale certo. da, da scoprire anche possibili complicanze che non si pensava di avere. E cominciamo ad entrare proprio nel merito del trattamento, facciamo finta di essere... Eh, in sala insieme a lei okay. come, come procede come interviene su di noi allora eh, ci sono due metodi essenzialmente adesso userò dei termini che cercherò <ride> di spiegare in semplici parole da una parte la radiofrequenza da un'altra le microonde sono due metodiche che alla fine hanno lo stesso scopo aumentare il calore lì dove noi posizioniamo l'ago nel nostro bersaglio e si arriva Attorno ai 100 gradi per la radiofrequenza, cioè attorno ai 180 gradi per le microonde. E in 10 minuti, questa è la durata della terapia, si riesce ad ablare completamente la zona. Da che cosa dipende la scelta di una tecnica o dell'altra? Essenzialmente dalle dimensioni del nodulo. Le dimensioni sono? In questo momento sì, probabilmente evolveremo a usare solo le microonde perché ci danno più sicurezza, diciamo così. Però in questo momento noduli diciamo, noi abbiamo scelto un target sotto i due centimetri usiamo la eh, radiofrequenza, sopra invece usiamo le microonde. Dove c'è bisogno magari di un calore maggiore? Eh, maggiore. Esatto. Eh, come si sviluppa il calore? Viene iniettato qualcosa? Allora, non viene iniettato nulla. Nel primo caso è un campo elettrico che si chiude lì dove c'è la punta del lago per cui questo campo elettrico muove delle cariche elettriche e provoca calore. Cioè. Dall'altro c'è il classico microonde, cioè mette in rotazione le molecole d'acqua, scalda l'acqua presente nel tessuto, come il forno a microonde che abbiamo a casa, solo che è localizzato lì. E, e l'azione quindi è mirata sul bersaglio che è il nodulo. Assolutamente si va a colpire sì. solo quell'elemento. Assolutamente sì, questo è il vantaggio sia per risparmio di tessuto sano. Sia eh, per quanto riguarda le eventuali complicanze che possiamo avere. Quindi dobbiamo dosare attentamente, quindi c'è un'analisi prima dell'intervento molto attenta. E, e questa è la termoablazione? Termoablazione, cioè ablare col caldo. Quindi togliere attraverso, attraverso il caldo. Esatto. Come si fa a verificare se il trattamento è efficace? E qui non abbiamo un riscontro cioè con la chirurgia si incide si toglie e si butta via insomma qui è una domanda assolutamente una verifica... pertinente eh, mm. i tumori mm. renali che noi abbiamo scelto ma comunque il 90% dei tumori renali hanno un comportamento tipico alla TAC che viene fatta prima dell'intervento cioè prendono il mezzo di contrasto all'interno quindi il controllo avviene successivamente a 40 giorni a 3 mesi, a 6 mesi, a un anno a, e dopo un anno e mezzo, a due anni, quindi molto stretto, certo. sempre con l'attacco che deve dire non entra più contrasto all'interno di quella zona. Ma con la termoablazione, quindi si toglie subito eh, il nodulo? Immediatamente. Quindi non c'è una riduzione progressiva che si vede? C'è una riduzione progressiva, cioè una volta che il nodulo viene bruciato, va incontro poi a cicatrici, come una cicatrice, sì. quindi si riduce pian pianino di, eh, di volume. È come un ustione sul livello cutaneo che poi pian pianino si riduce col tempo. Quindi attraverso la diagnostica voi siete in grado di vedere questa riduzione progressiva anche? Sì, ma è soprattutto il comportamento dopo mezzo di contrasto che ci Del dice tessuto, se è vivo quindi. o se è morto. E questo non lascia dubbi? Al momento no. Sarà il tempo ecco, a dirci. Diciamo tra l'altro che è una metodica eh, relativamente recente, non ha una grandissima storia alle spalle, però i risultati che si sono ottenuti fino ad ora sono estremamente gratificanti. Sì, direi di sì, che ci induce anche a continuare. È una metodica eh, nata a radiofrequenza una decina d'anni, certo. diciamo così, certo. anche per altri organi. Sul rene, probabilmente un po' meno. In Italia non c'è mai stata una gran eh, così voglia di provare sul rene, anche perché i risultati con cui ci andiamo a scontrare sono quelli della chirurgia. E la chirurgia ha risultati ottimali con eh, più del 90% delle, delle persone vive dopo 5 anni del trattamento chirurgico. Quindi è stata anche una sfida, certo. diciamo così. Abbiamo iniziato con i pazienti non operabili, quelli in cui non era possibile proporre l'intervento chirurgico. E dopo questi ottimi risultati allora abbiamo proposto al paziente anche questa nuova tecnica. I chirurghi non vi guardano più con sospetto, quindi diciamo. I chirurghi adesso. collaborano ampiamente e non, e non potrebbe essere altrimenti così, nel senso che il paziente è... deve essere valutato da più teste, non basta una testa certo. sola. Questa è un'osservazione molto importante perché credo anche in relazione a questo tipo di trattamento sia fondamentale il lavoro d'equipe, la sinergia tra specialisti diversi? Indispensabile. Anche. Io dico sempre che il lavoro del medico riesce bene se fatto in equip, da solo un medico è difficile che faccia un lavoro fatto bene mm. e in questi casi eh, vale dieci volte quello che ho detto. In questi casi c'è il radiologo, c'è l'operatore che esegue eh, l'intervento, c'è l'urologo, c'è anche un oncologo, quindi c'è un approccio multidisciplinare per decidere cosa è meglio per quel paziente. C'è una testa più pensante delle altre, uno specialista che in qualche modo deve prendersi anche la responsabilità di no. individuare, o siete tutti abbastanza equivalenti dal punto di diciamo vista della valutazione? Perché l'urologo, alla fine, è l'ultima parola: è lui lo specialista del Rene. Certo. E quindi sarà lui che propone, discutiamo, qualche volta lui propone e noi diciamo di no. Mm. Eh, eh, qualche volta noi proponiamo e lui dice di no. Quindi Ecco, noi stiamo parlando di uh, professionisti, di specialisti del settore. Sì. Chi vi assiste, che ruolo ha? Sto pensando per esempio agli infermieri. Beh, assolutamente indispensabile. Eh, Nell'equipe il personale infermieristico è fondamentale. Eh, le dico a Este: sono dieci anni che eh, si fanno terapie ablative, non solo sul rene, ma anche su altri organi. E c'è del personale addestrato a questo. Quindi una grandissima formazione anche per, sì. uh, dal punto di vista infermieristico. Infermieristico, ci sono infermieri che seguono la parte anestesiologica, che se vuole dopo tocchiamo, e eh, infermieri che toccano la parte puramente tecnica, cioè gestiscono la macchina. Io non tecnico, ho un tecnico, ho un'infermiera che gestisce la macchina. Quindi lo specialista che sta intervenendo non ha la responsabilità della gestione della macchina perché sa che ha il suo braccio destro, letteralmente, che è l'infermiere che sta facendo questo tipo sì. di assistenza. Assolutamente sì, la macchina chiaramente va, eh, dà dei parametri che vanno valutati. L'infermiere sa già e mi riferisce a mano a mano che si i parametri che la macchina dà. Sì. E lei diceva un intervento che dura una decina di minuti, Più o meno grosso modo. L'anestesia, appunto, parliamone. Allora, è un intervento che non si fa in anestesia generale, quindi non vengono usati né i farmaci di anestesia generale né tantomeno l'intubazione. È un paziente in respiro spontaneo e viene fatta una sedazione profonda. Dare... non è cosciente il non paziente, è cosciente, comunque, cioè ma una sedazione. Per dare un'idea, la stessa sedazione che si usa in una colonscopia, per esempio. Cioè, quindi, ecco, blanda in questo come... senso il paziente dorme perché noi dobbiamo agire in sicurezza noi, lui deve rimanere sicuro. Lui deve essere assolutamente rilassato. Sì, esatto, ma viene usato il farmaco che dura quel quarto d'ora che ci serve per operare. Beh, insomma, direi che non ci sono incisioni, non c'è un'anestesia con tutte quelle che possono essere le complicanze certo. o i fastidi, anche solo i fastidi di un'anestesia generale, quindi solo una sedazione. Quanto ci mettiamo? dopo questo tipo di, di trattamento. Il giorno successivo il paziente viene dimesso e hm, diciamo che la sindrome cosiddetta post-ablativa con hm, stanchezza, un po' di febbricola può durare 24-48 ore e non di più. Quindi un recupero che è quasi, quasi immediato. Sì. E credo, eh, vediamo se la regia mi dà conferma, che dovrebbe esserci una telefonata in linea. Vediamo, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, senta, eh, vorrei sapere se qual è l'esame più affidabile per la diagnosi di un tumore al rene, per favore. Perfetto, allora l'esame diagnostico più... più affidabile. Perfetto. Vediamo che cosa Grazie. ci dice. Allora, Dottor Mazzucco. Di solito il primo riscontro è ecografico mm -hmm. ma questo non basta. Ci dice solo che c'è un nodulo solido. Il comportamento TAC ci dice che ha un comportamento compatibile con quello che è un tumore maligno. Poi, alla fine, è eh, il pezzo istologico che ci dice. Noi comunque facciamo sempre la biopsia a tutti i noduli prima di ablarli. Quindi, alla fine, se vogliamo eh, la diagnosi certa, è l'istologia che ci dice che è un tumore maligno. Anche se la TAC nel 95% dei casi ci indirizza verso quella che è la diagnosi: già dà delle indicazioni? Assolutamente sì. Molto TAC e risonanza, eh, quindi direi che comunque dal punto di vista del diagnostico eh, tutte eh, le indagini vengono sì. comunque effettuate sì. da quelle più... Uh, come possiamo dire, più superficiali, tra virgolette, anche se mi rendo conto che sto usando un termine non del tutto corretto, fino a quelle appunto uh, certo. più approfondite che si legano all'esame istologico, quindi alla, alla biopsia che forse alla fine è più invasiva rispetto al trattamento. Eh, può essere sì. Perché se andiamo a considerare il tipo di approccio che si ha per, uh, per l'esame istologico. Certo. Probabilmente ci vuole un po' più <ride> di cruenza rispetto, rispetto al trattamento. E le controindicazioni. Ci diceva prima la sede del certo. tumore può essere... Ma anche pensando per esempio alle condizioni del paziente. Allora, le condizioni generali del paziente chiaramente vanno valutate. Vanno valutate perché ci sono dei pazienti che pur avendo tumori potenzialmente ablabili non ne avrebbero un vantaggio ad eseguire questo. Dall'altro, poi le controindicazioni sono pazienti con deficit di coagulazione, per esempio. Mm. Noi non possiamo fare un intervento a cielo coperto, cioè senza aprire e avere il rischio di un sanguinamento. Quindi di un'emorragia. Esatto. Ma poi è soprattutto la sede: ci sono certe sedi che è bene non toccare lasciare al chirurgo. Assolutamente Quindi, sì in questo momento sì, anche se la letteratura si è spinta ad altri trattamenti, ma noi vogliamo curare, non vogliamo far palliazione. Ecco, una cosa molto importante, lei parlava prima delle eh, verifiche, dei controlli, che sono controlli abbastanza serrati certo. eh, nel giro di un anno e mezzo, ci sono diverse verifiche che vengono fatte, ehm, se vi rendete conto che il risultato non è esattamente quello eh, che avevate preventivato? Indirizzate il paziente verso la chirurgia a questo punto? Immediatamente. Se il paziente era operabile, noi abbiamo trattato il paziente, abbiamo un dubbio che ci sia un residuo di malattia, il paziente non va ritrattato ma va al chirurgo. Quindi basta un dubbio esatto. a voi? Se il paziente non era operabile all'inizio, allora proviamo a ritrattarlo in un secondo, un secondo mo momento. E voi offrite al paziente la, la scelta, la doppia opzione, chirurgia e trattamento non chirurgico? Oddio, io penso che la scelta alla fine resta del paziente, però chiaramente eh, noi dobbiamo uscire, eh, offrire tutte le chance. Che sia il paziente poi ad accollarsi probabilmente non ha tutte le nozioni per dire meglio uno e meglio l'altro. Indubbiamente. Ecco, però noi offriamo, se nei pazienti selezionati, anche questo. Poi il paziente rifiuta categoricamente. E allora lo mandiamo al chirurgo, ma fino adesso ho rifiutato i chirurgi. Credo, credo, sì, credo siano pochi quelli che preferiscono <ride> sì. farsi aprire dal chirurgo piuttosto che avere questo tipo, eh, questo tipo di opzione. Lei diceva che questo trattamento eh, viene effettuato anche su altri organi, Sì. o si è partiti da altri organi e poi si è, da altri arrivati, organi. si è arrivati. L'organo principe da cui si è partito è il fegato, sia nel tumore primitivo del fegato che nelle metastasi. Si è partito da lì e ci sono migliaia e migliaia di casi trattati eh, in Italia e in probabilmente decine di migliaia nel mondo. Ormai è una metodica che eh, ha preso piede per il tumore primitivo del fegato piccolo, eh, diciamo che è di prima scelta ormai. Quindi sempre le dimensioni sono fondamentali? È fondamentale la dimensione perché la tecnica ha un limite che è quello di, è vero che possiamo usare più aghi, però... Diciamo che la morfologia, eh, noi quando facciamo un trattamento in ecografia abbiamo due dimensioni, il nodulo ne ha tre quindi. e quindi dobbiamo essere sicuri, quindi i noduli piccoli, mh, diciamo che sappiamo comunque. cosa ci aspettiamo. Mettere e poi anche tecnicamente mettere due o tre aghi ben spaziati nel fegato per via eco-guidata non è così facile certo, tecnicamente. Certo. E stavo pensando al fatto che il paziente viene sedato, non ha una anestesia generale. Questo aiuta anche ad allargare forse lo spettro dei eh, pazienti potenziali perché ci sono ricadute eh, forse meno, eh, meno rischiose. Certo, certo. Infatti eh, il mio anestesista è sempre molto felice quando <ride> i trattamenti <ride> durano poco. E quindi deve è però un'anestesia un diversa, nel senso che è una sedazione e l'anestesista deve essere lì a guardare il paziente, certo, comunque, a controllare. Monitorarlo sempre. Assolutamente. L'età può essere una controindicazione? Guardi, noi abbiamo trattato da 30 fino a 85 anni. Direi che l'età non è una Dipende dalle condizioni generali. Infatti. Infatti, quindi l'età non va ad incidere, se il paziente è in buone condizioni, certo. voi potete eh, tranquillamente intervenire. Donne poche, diceva? Ma due a uno, questo è quello che ci dice. Una volta tanto non abbiamo un primato. Anche nel fegato, comunque. <ride> sì? sì? Bene, allora in questo caso riusciamo a lasciare agli uomini un primato <ride> negativo, di solito riusciamo certo. in medicina ad averne tantissimi, devo dire, però una volta ci salviamo. Allora dottore io direi che le lascio 10 minuti di libera uscita a questo punto, eh, io do appuntamento ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa tra pochissimo, una breve eh, pausa pubblicitaria poi ci ritroviamo qui nello spazio, lo sapete, dedicato alle associazioni e dopo ritroveremo ancora il dottor Mazzucco con noi, a tra poco. Eccoci insieme di nuovo in Salus Il Medico Risponde. Siamo nello spazio che dedichiamo alle associazioni. Oggi ne abbiamo una veramente speciale. Intanto eh, vi presento il suo rappresentante che è Giovanni Putoto. Benvenuto. Buonasera. Responsabile della programmazione di Medici con l'Africa QAM. Il Cuam, che compie quest'anno 60 anni, l'11 di, nove di novembre comincerà a festeggiare questo compleanno perché in realtà sarebbe a dicembre: sarebbe il 3 di dicembre, però già l'11 di novembre. Dovremmo avere il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che eh, festeggia insieme al Cuam 60 anni di impegno nei confronti eh, di bisogni veramente molto molto profondi. E io partirei dallo slogan, se è sì. d'accordo, la salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere. Quindi è un impegno che in realtà non riguarda solo i volontari ma riguarda ciascuno di noi in qualche modo. Esattamente è così, la salute è una dimensione dell'esistenza umana, personale e collettiva che entra nel, nella profondità della storia delle persone e delle comunità. Non è un affare di altri? è un affare nostro, sia per ragioni etiche che per ragioni pratiche. Per ragioni etiche, perché il, diciamo che il dono così, della, della salute permette ad una persona, a una famiglia, a una collettività di esprimersi. Certo. Ecco. E di affrontare le sfide. Beh, e credo di... sia l'emblema della libertà anche. È proprio, è proprio così. È una, una condizione che rende le persone capaci, capaci di vivere, capaci di programmare, capaci di superare le difficoltà. Ecco. È un diritto che oggi nel mondo è negato in, part in modo particolare ad alcuni popoli, all'interno di questi popoli, ad alcune categorie vulnerabili. Mi riferisco soprattutto alle mamme e ai bambini. Certo, che sono un'attenzione da sempre del CUAM. Il CUAM in particolare eh, dove ha concentrato il suo intervento? Beh, il CUAM eh, ha concentrato il suo intervento fin dalle sue origini, ha mandato il primo medico nel 1950, il dottor Tasso in India nel, nel 1954, nel 1955 l'allora dottor Anacleto Dallago in Africa proprio in aree tra le più povere e le più bisognose di alcuni continenti. Oggi, eh, dopo una riflessione interna, accanto alla definizione che ci è molto cara di QAM, che sta per collegio universitario aspiranti e medici missionari, abbiamo questa denominazione medici con, con l'Africa. A sottolineare due cose. Uno, che abbiamo scelto quel continente amatissimo. Io ci sono stato dieci anni con la mia famiglia. Ecco eh, come il, il cuore del nostro, del, dei, dei nostri interventi e l'altra dimensione per dire che il QAM vuole esserci fisicamente accanto alle persone. Ecco, in prima linea quindi. Eh, io faccio presente agli amici che ci stanno seguendo da casa che c'è un sito che vi permetterà di conoscere ancora più in profondità quello che noi oggi stiamo semplicemente sfiorando. Il sito è www.cuam.org. Eh, ci sono anche dei numeri di telefono di riferimento che sono 049 875 1279 e 049 875 1649. Lì vedete, insomma. Sovrimpressione, eh, sono gli strumenti per entrare all'interno del QAM, conoscere le attività e eh, non so se ci, si percepiscono anche le difficoltà, perché essere in prima linea non significa eh, riuscire a risolvere tutti i problemi solo perché si va lì con la buona volontà. No, non basta la buona, la buona volontà, diciamo che bisogna intanto prepararsi. Certo. Secondo, non bisogna essere dei supereroi il CUA non ha mai fatto della, chiamiamola così, missione in Africa una caratteristica di eh, eroismo. Però c'è molta serietà nella preparazione delle persone prima che eh, siano destinate ai, ai, ai luoghi, agli ospedali, alle certo. università, ai centri sanitari, alle scuole infermieri dove andranno a lavorare, e altrettanta poi serietà c'è cioè nel momento del lavoro perché questo deve rispondere a un'analisi attenta dei bisogni certo. perché le risorse sono scarse, vanno finalizzate bene, vanno utilizzate al, al meglio eh, portando dei risultati concreti. il territorio come vi accoglie? Anche a livello di governi, a livello di eh, società civile sì. africana? Beh, le, le società civili africane hanno un una caratteristica nei confronti, diciamolo pure dei bianchi. Ti studiano molto all'inizio, non dicono niente, cioè trattano, non è neanche un controllo, è proprio diciamo così un'analisi del tuo comportamento. Ti comporti, lavori, eh, ti applichi, sei rispettoso, eh, sai ascoltare, eh, sei gentile. Ecco, questo giorno per giorno riesce a creare una relazione di fiducia e con la relazione di fiducia la condivisione dei problemi. Perché quel lavorare con significa proprio questo, affrontare insieme i problemi e trovare le risposte, per quanto possibile, a questi aspetti che colpiscono direttamente poi la salute delle persone e delle popolazioni. I progetti più importanti sui quali state lavorando? I progetti più importanti sono concentrati in eh, sei paesi. In questi sei paesi, alcuni eh, sono paesi di lunga tradizione. E mi viene in mente l'Uganda dove il QAM ha iniziato a lavorare alla fine degli anni 50, nel nord, seguendo i primi comboniani che andavano ad aprire le prime parrocchie e esatto. poi i piccoli centri sanitari, dispensari e poi via via sono cresciuti gli ospedali che adesso sono in mano alle diocesi locali. Bene, in questi paesi diciamo il QAM è abbastanza consolidato ed è all'interno delle aree più povere. Poi ci sono dei paesi che sono arrivati diciamo per ultimi che però sono usciti da situazioni di grandissima difficoltà. L'Etiopia, che è stata in, guerra, in guerre, guerra permanente, il Sud Sudan, l'Angola, ecco, in queste circostanze i bisogni sono immensi e c'è una necessità, che sposa bene gli obiettivi ideali e pratici del QAM, di avere dei progetti. Che eh, diciamo, hanno come caratteristica quella dello sviluppo, sono cioè progetti a medio e lungo certo. termine, il cui fa emergenza quando c'è bisogno, ma la sua uh, uh, finalità è quella di favorire Costruire. le condizioni di sviluppo, Costruire. in modo di passare la mano poi alle autorità locali, alla popolazione certo. lo locale per renderla realmente protagonista, è responsabile del, proprio, protagonista. È responsabile protagonista del proprio futuro. Stavo guardando che il tempo uh, che avevamo a disposizione ormai è scivolato via, io direi che ci diamo un appuntamento intanto per l'11 di novembre. Seguiamo insieme con questa, piacere, questa sì. festa insieme al Presidente Napolitano, Napolitano. e poi soprattutto eh, vediamo di eh, far conoscere i nostri telespettatori il, QAM, il uh, QAM attraverso una serie di servizi che ci permettono eh, di entrare in profondità nel vostro operare e chissà, magari c'è anche l'occasione di seguirvi eh, direttamente nelle sedi operative. Certo, certo, con grande piacere. Io intanto eh, ringrazio Giovanni Putotto, responsabile della programmazione di Medici con l'Africa QAM, quindi tra pochissimo a questo punto, con i nostri telespettatori invece ci rivediamo subito dopo la pubblicità e torniamo a parlare con il dottor Mazzucco, tra poco. Siamo tornati in studio con il dottor Mauro Mazzucco, responsabile dell'Unità Operativa di Epatologia Diagnostica ed Interventistica dell'Ospedale di Este. Dottore, abbiamo eh, fatto scoprire anche ai nostri telespettatori la possibilità di eh, approcciare il tumore del reno in una maniera diversa rispetto a quella chirurgica. Abbiamo sottolineato il fatto che si tratta comunque di una eh, metodica eh, che viene utilizzata in casi eh, molto ben selezionati, molto ben Individuati. Prima di tirare le somme eh, della nostra conversazione, direi che eh, vediamo il TG Flash che ha preparato per noi Luisa Bertini. Buonasera e bentrovati con il nostro TG Flash di Salus. Questa sera apriamo con una notizia che riguarda i tumori al seno. Il tumore al seno colpisce di più nel ricco nord-est, terra di tanti primati, compreso il record per questa neoplasia. Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige condividono un tasso standardizzato di 131 casi ogni 100.000 abitanti, contro la media italiana di 93%. Sono però in linea con il resto del Paese rispetto alle possibilità di guarire. In Italia oggi otto pazienti su 10 superano il tumore al seno anche quando è particolarmente aggressivo. Merito della diagnosi precoce e dei farmaci biologici mirati sul bersaglio. Una strategia di attacco che dal seno si sta estendendo anche ad altre neoplasie, in primo luogo quella dello stomaco. La mappa del rischio emerge dal Convegno nazionale dai bersagli molecolari alle applicazioni cliniche che si è svolto a Bardolino, in provincia di Verona, con alcuni tra i maggiori esperti italiani. In diminuzione il numero dei bambini allattati al seno rispetto a 15 anni fa si registra un calo. Allattare al seno è sempre più problematico per le mamme veneziane, lo evidenziano le statistiche emerse in occasione dell'iniziativa Cuore di mamma, Corpo di donna, che ha recentemente lanciato una campagna per sensibilizzare le donne sull'allattamento naturale. Un fenomeno che ha cause diverse, c'è cioè la necessità di riprendere subito la propria attività lavorativa, la carenza di latte, una forte fiducia per i prodotti sostitutivi del latte, ma anche un certo timore per gli effetti estetici che l'allattamento al seno può avere. Osserva Alessandro Casadei, chirurgo plastico di Venezia, Mestre, i dati che raccontano il fenomeno non permettono purtroppo di fare un confronto scientifico, ma consentono comunque di evidenziare un calo. A Vicenza sarà celebrata sabato 30 la giornata della psoriasi. Malattia della pelle che interessa 10.000 persone solo nell'ULS 6. Per l'occasione l'unità operativa di dermatologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, diretta dal professor Cleto Veller Fornasa e l'Associazione Malattie Dermatologiche, hanno organizzato l'allestimento di un gazebo in piazza Castello a Vicenza dalle 9.30 alle 17.30, dove i dermatologi dell'unità operativa e volontari dell'associazione forniranno tutte le informazioni utili nei confronti di questa patologia e le relative opportunità. Unità terapeutiche. Si ricorda che l'Unità Operativa di Dermatologia di Vicenza ha attivato da inizio anno lo Sportello Psoriasi, un servizio informativo online per rispondere con immediatezza alle domande dei pazienti. Porre la domanda è molto semplice: è sufficiente scrivere all'indirizzo sportellopsoriasi e la risposta verrà inviata direttamente all'indirizzo e-mail del richiedente. Nel nuovo piano per le liste di attesa, oggi all'esame della conferenza Stato e Regioni, la priorità per l'erogazione delle prestazioni sarà la loro urgenza. Lo ha spiegato il Ministro della Salute Ferruccio Fazio a margine di una conferenza stampa per la conclusione della campagna europea Help contro il tabaggismo. Il Piano nazionale per le liste d'attesa, ha detto il Ministro, implica una serie di provvedimenti che riguardano la divisione in varie fasce di urgenza e quindi si tenderà a considerare più le fasce di urgenza che il tipo di prestazione. Per la cura dell'ictus cerebrale la Regione Veneto dispone di una pro vera e propria rete salvavita interospedaliera che costituisce uno dei fiori all'occhiello dell'organizzazione sanitaria, ma è altrettanto importante puntare sulla prevenzione attraverso la diffusione tra la gente di corretti stili di vita e della conoscenza dei principali fattori di rischio come il fumo, l'ipertensione e il diabete. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto intervenendo oggi in Consiglio regionale a Venezia per presentare le iniziative sul territorio in occasione appunto della Giornata Mondiale dell'ictus che si si terrà domani. In Veneto ogni anno si verificano circa 10.000 nuovi casi, circa 3.000 dei quali esitano in gravi invalidità con un costo sociale ed assistenziale molto pesante e con un intenso coinvolgimento delle famiglie dei pazienti colpiti. Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a Luisa Bertini per il TG Flash. Ritorniamo a chiacchierare con il dottor Mauro Mazzucco. Cerchiamo di tirare le somme, dottore. Di questa puntata abbiamo sentito fattori di rischio per l'ictus. Stavo pensando eh, se si può lavorare in chiave preventiva, magari sugli stili di vita anche per quanto riguarda il tumore del rene, per quanto sappiamo benissimo che eh, moltissime neoplasie si sviluppano in maniera eh, che non ha spiegazioni, insomma, in qualche modo. Quindi eh, è certo. difficile associare magari l'assunzione di un cibo con lo sviluppo poi di un tumore. Per il rene si può dare qualche consiglio in termini di stile di vita? Ma quello, come per tutti i tumori, fumo, stile di vita come alimentazione, obesità sono fattori di rischio dire che, siano, che abbiano un'influenza diretta sull'insorgenza in particolare tumore del rene no sul tumore in generale, in generale, in generale. Sì. quindi eliminiamoli perché comunque stiamo meglio certo. partiamo da questo presupposto io direi visto che sono proprio gli ultimissimi minuti di ricordare eh, quali sono gli elementi sostanziali che vi permettono di intervenire sul tumore del rene senza dover ricorrere alla chirurgia quindi eh, l'ABC del perfetto paziente per quanto riguarda cioè, questo tipo di trattamento. Paziente estremamente selezionato, nodulo piccolo sotto i 4 cm periferico, cioè che non va a toccare quello che è il bacinetto rena, dove si eh, riversa l'urina. Questo tecnicamente. Poi il paziente che sia in condizioni, abbia delle condizioni generali eh, ottimali o comunque subottimali, ma va sempre rapportato un attimino alle sue condizioni certo. in questo. Ricordiamo che la chirurgia continua a rimanere comunque Resta una metodica eh, sostanziale nel trattamento di questi tumori, quindi non c'è nessuna concorrenza fra le due. No. Eh, le due metodologie, le due procedure, anzi direi che dopo magari un uh, inizio un po' dubbioso da parte dei chirurghi adesso si lavora in perfetta sintonia perché i chirurghi stessi sanno che comunque c'è una uh, attenzione alla salvaguardia dell'integrità del paziente che la chirurgia eh, ovviamente non consente ma guarda in questi anni si è sempre andato in, tutti, eh, in tutto il ramo chirurgico verso la mini-invasività certo, certo. E, e per cui solo i più eh, diciamo così eh, intelligenti e oculati tra cui il direttore dell'unità operativa di urologia il dottor Calabro di Este è uno di questi beh direi sì ecco eh, dà questa opzione in più diciamo, al paziente allora siamo proprio in uh, chiusura a questo punto, io spero ci siano, dottore, altre occasioni di conversazione, anche perché si può trattare un argomento molto serio come quello che avevamo eh, al centro della nostra attenzione oggi anche con, uh, con il sorriso per far capire che insomma è vero che sono problemi, problemi seri di salute, ma eh, ce la si può fare in è ogni caso sempre quindi anche un buon atteggiamento un buono spirito nell'affrontare le cose può può essere terapeutico direi è terapeutico no può essere terapeutico, quindi affrontiamo anche eh, la malattia con il sorriso. Il uh, dottor Mazzucco uh, ce lo dice, ce lo dimostra anche perché è riuscito a farci conoscere un argomento non semplice, in maniera invece molto semplice e anche piacevole con il sorriso. Quindi speriamo di averlo ancora per uh, condividere altre pagine di salute all'interno di Salus il medico risponde. Quindi grazie, grazie a Maria. Mauro Mazzucco. Responsabile dell'Unità Operativa di Epatologia, Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale di Este, noi invece con Salus ci rivediamo giovedì prossimo.